ritratto di Susanna. Che cosa vi ricorda? La Maddalena penitente di Michelangelo Merisi. Altro dettaglio importante. Guardate la pelle di Susanna. È molto più rosea rispetto al dipinto del 1610. E quindi questo a cosa ci porta a pensare? Alla contaminazione con Caravaggio. Giulio, che succede? È stato pubblicato adesso. Io non ho parole, è terribile. Ma cos'è, uno scherzo? Temo di no, l'hanno postato anche altri siti. Si riferisce a una cosa di quasi 30 anni fa. Che non è mai accaduta. Ne sono sicuro. Tu non saresti capace di fare una cosa del genere. Sono sicuro che si tratti di un morto. Poi si tratta della parola di una sconosciuta contro la mia. Non ho qualcuno a pagare. La signora Eva dice che non ti ha denunciato prima perché aveva rimosso. Poi ha visto una tua conferenza, ti ha riconosciuto e... Ma ti sembra che sia possibile? L'ha scritto questa? Ho deciso comunque di denunciare il fatto perché sono convinta che ci siano altre donne vittime di quell'uomo o dei suoi colleghi. Grazie, Giulio. Tutto il giorno che ripenso a quelle sedute di pittura di 30 anni fa. Erano delle modelle, dipingevo dei nudi. Non le sceglievo neppure io. Se avessi fatto qualcosa me ne ricorderei, no? Che cosa pensi di fare? Con la stampa ovviamente ho negato tutto. Al momento non posso fare nulla d'altro, se non confidare in una rettifica. Se anche si scoprisse che era solo una cazzata, ormai il dubbio su di te rimane. Io sono uno studente della tua università, cazzo. Con che coraggio domani fai la lezione? Con lo stesso con cui ci andrò io. Chiunque abbia conosciuto papà sa che sono solo delle stupidaggini. Conosco vostro padre da 28 anni. L'ho incontrato la prima volta quando era uno studente d'arte, proprio nel periodo di quella Eva. E so che non può aver fatto una cosa simile. Non ne sarebbe capace. Sappia perché ti ho convocato. Certo, è una cosa incredibile.
screditare una persona per bene in questo modo. Damiano, veniamo al punto. Una ragazza, una studentessa, ha pubblicato un post su Facebook in cui accusa di aver subito a Vals delle molestie da parte tua durante un colloquio poche settimane fa. Ma questo è incredibile, e tu cosa fai, le credi? La ragazza è appena stata qui e ha confermato tutto. Non so cosa dirti. Ma chi, quella ragazza che ho visto fuori? Ma la conosco. Ha provato a flirtare con me. Poi ha insistito, voleva venire a casa mia per propormi di correggere degli appunti e cose del genere. Perché quella ragazza ci ha provato con te? Certo, assolutamente. Guarda che durante gli esami è una cosa che capita abbastanza di frequente. Ha usato il suo nome e cognome, non in forma anonima come quella Eva. Perché l'avrebbe fatto secondo te? Non so, per farsi pubblicità, per avere visibilità, per vendicarsi, ecco, del mio rifiuto. Il punto è che tu, ecco, per un po' non puoi più insegnare in questa università. L'intero consiglio ha deciso. Ma scusa, Francesca, quando si sarebbe riunito questo grande consiglio? Senti, prenditi un po' di tempo per risolvere la faccenda. Sei stato un grande artista, dedicati alla pittura, magari. Sei stato. Torniamo, per favore. Questo è inaccettabile. Io sono una brava persona, Francesca. Io ho una moglie, due figli. L'università dovrebbe difendermi. Pubblicamente. Mi dispiace, ma devo chiederti di uscire. Giulio, aspetta! Giulio, che sta... Non ho fatto niente, Giulio! Stamattina. Non ti preoccupare. Cristina, che ha detto? Giulio, su di me c'è una macchia che non può essere lavata via. Tu lascia passare un po' di tempo e vedrai che si dimenticheranno tutti. E poi sai, mi chiedo, quella Eva, se tutto quello che ha detto è accaduto veramente. Perché c'è stato qualcosa. Sì, un semplice approccio che magari ho rimosso come ha fatto lei, poi lei lo ha riportato in come violenza. No? Lei forse hai ragione. Magari è successo qualcosa di piccolo tra di voi e lei l'ha vissuto diversamente. O magari ha voluto vendicarsi. Dai, tu torna a dipingere, no? Hai qualche posto dove andare? A dipingere?
a dipingere. Non so neanche più se sono capace di dipingere. Grazie, grazie Giulio. Ne avevo bisogno, sai. Forse è meglio. Non ci vediamo. Professore. Non più. Stai zitta, puttana! Devi stare zitta, pezzo di merda, buon amici di merda! Basta, ma così lo ammazzate! Cosa? Fede, calma! Fede, è già mezzo morto, calma! Pezzo di merda! Andiamo via, dai!